Buongiorno, mi chiamo Nicoletta Lastelle e sono mamma di Davide Brambilla, un ragazzo con la sindrome di Down nato nel 1993. Quando Davide è nato io e mio marito avevamo 27 anni, quindi eravamo molto giovani e assolutamente impreparati ad una nascita di un bambino con sindrome di Down. E all'inizio per noi è stato un trauma, non tanto perché non accettavamo Davide per il problema che aveva, tanto perché non sapevamo assolutamente cosa fare. Siamo andati in giro a conoscere molte famiglie con bambini Down e siamo tornati a casa molto spesso delusi, perché abbiamo visto che questi bambini non erano esattamente performanti come qualcuno ce li descriveva dopo un percorso di riabilitazione. Abbiamo incontrato poi una famiglia che aveva un figlio Down di 22 anni, che ci ha fatto conoscere suo figlio e ci ha mostrato tutto quello che è riuscita a fare con suo figlio. Abbiamo seguito i loro consigli e siamo partiti quindi con una riabilitazione immediata, quando lui aveva 40 giorni, di fisioterapia, logopedia, psicomotricità, musicoterapia, e queste terapie svolte in maniera molto sistematica sono state fatte fino all'età di 6 anni. Poi abbiamo iniziato con la metodologia Foglies. Da questa prima famiglia che la famiglia è centrale nella riabilitazione cognitiva del proprio figlio, cioè se in famiglia si stabiliscono degli schemi educativi che potenziano la mente, la famiglia può fare veramente tutto e molto per cambiare l'intelligenza del proprio figlio. Questo ce l'ha confermato il professor Feuerstein con il suo metodo, che è un metodo soprattutto pensato per i genitori e le famiglie, e nel quale l'obiettivo principale è diventare un genitore mediatore. Un genitore mediatore è un genitore che prima di tutto sa stimolare l'intelligenza con delle competenze e delle conoscenze che il metodo può fornire. E questo è quello che abbiamo fatto con Davide, con risultati straordinari. Ho scoperto il metodo Feuerstein grazie a delle insegnanti che lavoravano nella mia scuola e che utilizzavano questo metodo per potenziare la mente dei ragazzi della scuola media presso la quale lavoravo. Ho cominciato ad interessarmi a questo metodo, ho letto il libro del professor Feuerstein, Non accettarmi come sono, l'ho conosciuto personalmente e ho portato Davide in Israele, dove siamo rimasti per un periodo con due obiettivi: prepararlo ad andare a scuola esattamente a 6 anni e non fare mai un programma differenziato a scuola. Questi due obiettivi li abbiamo raggiunti nel corso degli anni con Davide, grazie a questo metodo e a tante persone che hanno lavorato con lui con questo metodo. E Davide infatti non ha mai fatto un programma differenziato a scuola nonostante la sindrome di Down. Questo è avvenuto sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo, quindi faceva gli stessi compiti degli altri e la stessa quantità di compiti degli altri. Oggi Davide lavora nella nostra cooperativa sociale, è un ragazzo autonomo, fa tanti sport, va in giro da solo anche fino alle ore piccole della notte, riesce ad essere autonomo in tantissime attività che svolge, e come ci ha detto il professor Feuerstein, è vero che i cromosomi non avranno l'ultima parola. Quindi ho fondato questa cooperativa sociale perché sono convinta che questo metodo può davvero modificare radicalmente l'intelligenza di una persona, l'intelligenza di chiunque può essere modificata attraverso questo metodo, e tutta la nostra famiglia ha beneficiato di questo metodo e dei suggerimenti che anche a noi questo metodo ha dato come genitori. Lo consiglio a tutti per modificare l'intelligenza e per diventare, come dice il professor Feuerstein, persone ad alto funzionamento mentale. Grazie a tutti.